quest'anno la mensa Caritas compie 25 anni nell'ottobre prossimo. E da 25 anni, grazie alla Caritas diocesana, alla diocesi, ma alla collaborazione di tantissimi volontari, e fate il conto, ogni giorno vengono offerti dai. In questi giorni sono 40-50 persone. Ma... Naturalmente la ringrazio. Se serve, ci sono problemi? No, a parte quello, se... qui appunto va avanti con il volontariato e con la generosità di tante persone. Il bello è che tra i volontari ci sono anche tanti giovani, e questo è un segno molto bello, significativo. In questi giorni, come vedete, la mensa non ha interrotto il suo servizio, nonostante le ristrettezze e la difficoltà del momento, ma proprio in questo momento le persone più fragili, più deboli, i poveri hanno bisogno di maggiore attenzione. Il servizio viene svolto in questi giorni rispettando tutte le regole e le normative, infatti ci vedete, siamo tutti... entrano uno alla volta, ognuno che entra in mensa gli viene misurata la temperatura, cioè, insomma, i controlli e le normative vengono tutte rispettate. A 40 mangiano qui, ma ci sono anche altri che per questioni varie, insomma, anche a volte di vergogna, portano via il pasto, anche famiglie. Se vuoi andare più vicino, se dietro, perché si prende direttamente. Ok. Cioè, il lavoro che si fa, diciamo, qua alla Caritas è un lavoro portato avanti da volontari, e volontari, diciamo, che durante la settimana si alternano, non sono sempre chiaramente gli stessi, e di mattina loro preparano praticamente i vassoi, circa 40 vassoi, perché adesso gli ospiti sono una quarantina di persone praticamente, e poi c'è una ragazza che fa parte proprio della Caritas, che fa il giro di supermercati tipo Ipercop, bar eccetera, che prende praticamente i prodotti che avanzano chiaramente nei supermercati, nei bar, e cioè, l'addetto alla cucina, che praticamente cucina per gli ospiti, e gli ospiti arrivano verso mezzogiorno, quindi da mezzogiorno a luna noi distribuiamo questi i vassoi. In questo momento entrano non come prima, che entrano tutti insieme, ma entrano tipo 6 per volta, distanziati, quindi c'è una distanza di sicurezza, e mangiano fino alle 13 più o meno, poi c'è chi viene un po' più tardi, ma più o meno l'ora è quella. E fatto questo, si cominciano a pulire, a svuotare i vassoi, e si rimette a posto, e diciamo, questo è in breve il lavoro che viene fatto qua alla Caritas. Per fortuna, questo è per chi crede alla provvidenza eccetera, c'è sempre qualcuno che viene a fare, insomma, volontariato, cioè non capita mai, insomma, di essere scoperti, e quindi questo è qualcosa di positivo. Vengono presi dati, i documenti, c'è un registro dove vengono segnati tutti gli ospiti che ogni giorno, questo per esempio è dal 2018, il registro del 2018 ad oggi, e nel registro anche telematicamente ci sono tutti i dati di chi viene. Noi da poco che svolgiamo questo servizio ed ci sta veramente significando, perché ci rendiamo conto di molte situazioni, di molte storie, perché dietro le persone che vengono qui ci sono delle storie, ed è bello anche ascoltarle con la scusa tante volte di poter parlare e di dare un semplice pasto, quindi è una bella un'occasione di conoscenze e di edificante. Una grande opportunità. Sì, io anche da poco che lo faccio, però diciamo nel breve tempo in cui ho svolto questo servizio di volontariato ho imparato anche a rivalutare, ecco, anche gli episodi che accadono nella vita quotidiana, perché quando ti confronti con una realtà del genere rivaluti, ecco, anche quello che vivi quotidianamente e riesci ad apprezzarlo meglio, e grazie a queste persone che incontriamo tutti i giorni qui a mensa.
adesso appunto non c'è nulla di preparato perché attualmente nell'altra struttura per l'emergenza coronavirus. Questa è una delle stanze, 4 posti, qui. Ho iniziato il servizio civile a gennaio e non avrei mai immaginato, insomma, di trovarmi in una situazione di questa portata, diciamo, in questa emergenza, però nel momento in cui, ecco, ci siamo tutti dentro, non ho mai pensato di lasciare il mio dovere morale, perché è bello aiutare in questi momenti, poi ancora di più, si è anche un po' più ripagati rispetto al solito. È bello donare sorrisi, anche se con questa, insomma, mascherina non si vede niente, cerchiamo di trasmetterlo con lo sguardo. Questa è un'altra per le donne. È stato spostato in questi giorni il dormitorio nella struttura adiacente al monastero di Santa Rosa, con l'ingresso lì in viale Raniero Capocci, perché qui non avremmo potuto temperare, diciamo, tutte le normative di questo periodo, anche le distanze di sicurezza. Invece lì abbiamo la possibilità di farli dormire, ecco, ognuno per conto proprio, e ci sono, qui abbiamo 16 posti letto e solitamente sono quasi sempre pieni. In questi giorni forse saranno anche lì nella struttura dove temporaneamente è stato spostato il dormitorio. Le tipologie sono le più diversificate, vanno dagli stranieri, gli extracomunitari, ma anche italiani e viterbesi. Stanno montando anche i viterbesi, magari pensionati che con una minima non riescono ad arrivare a fine mese e allora sono costretti a venire alla mensa, e oppure famiglie dove per difficoltà lavorative, certamente difficoltà economiche. E un'altra forma di povertà che oggi sta aumentando sono i papà separati.